Due edicole per la vendita dei giornali trasformate in altrettanti info point per i turisti. Ammesso che giungano a Napoli, decidono di attraversare il centro storico, i viaggiatori per diletto avranno la possibilità di attingere informazioni. Un primo passo assicurano dal Comune di Napoli, a cui corrisponderà l'arrivo in questa zona, Piazza De Nicola, a 2 metri dalle storiche porte della città, di più vigili urbani e una maggiore pulizia. Presente alla consegna dei chioschi l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, Antonella Di Nocera, l'info point sarà aperto da martedì prossimo dalle 10 alle 17 negli stessi orari del suo gemello inaugurato in Piazza Cavour. Con l'apertura dei punti di Piazza Capuana e Piazza Cavour diventano 9 i punti della rete in Napoli, Info Napoli, per turisti ma anche per i cittadini che vogliono scoprire la propria città. Gli altri sono già aperti in Piazza del Plebiscito, Maschiangino, al PAN di Via dei Mille, nella chiesa di San Severo al Pendino in Via Duomo, oltre a 2 camper itineranti. Una rete che abbiamo costruito a partire dallo scorso novembre. Questi info point, questo di Porta Capuana e quello di Piazza Cavour, sono 2 edicole che erano state acquistate dalla città già da vari anni e andavano posizionate. Con la sovrintendenza si è deciso di lavorare su alcuni punti della città, sia per una modalità che permette due situazioni nuove, una modalità trainante per il territorio che possa significativamente acquisire il concetto che Castel Capuano è un luogo della città che va visitato, che può essere visitato, e che attraverso, poiché si aprirà la porta bassa del Castel Capuano, attraverso questa porta si potrà accedere da Porta Capuana a Via Tribunali.